Ciao, sono Marco, buona giornata e bentornati sul mio canale. Come vedete oggi voglio parlarvi della mia motosega. Motosega che ormai posseggo da 2 mesi e mezzo, ho deciso di aspettare a fare la recensione e di non farla subito, di utilizzarla un po' di volte per metterla un po' sotto stress e vedere come si comportava il motore. Perché come sapete le motoseghe sono degli attrezzi che vengono utilizzati e messi sempre sotto pressione. Questa motosega, come vedete dall'accensione, è un modello a benzina a 2 tempi, chiaramente non funziona propriamente a benzina ma a miscela, funziona con miscela al 4%. Niente, come leggete qua dalla barra, la marca si chiama Greencat, è una marca spagnola, quindi non è cinese, produce tantissime attrezzature di linea hobbistica per il giardinaggio, di motoseghe ne fa 5-6 modelli, partono da una piccolissima che è da 25 cm cubi con una barra da 10, che serve più che altro per fare potature, e arriva fino a un modello che è più potente di questo, che ha, come si dice, un motore da 72 cm cubi e una barra da 24. Questo diciamo che è quella un gradino più indietro, visto che era in offerta, quindi ho deciso di comprare questa. Ha un, come si chiama, un motore da 68 cm cubi e una potenza di 3,9 cavalli. La barra, come leggete, è da 22, quindi anche è leggermente più piccola. Il tallone d'Achille sono il peso, perché pesa 7,5 kg a vuoto, arriva a 8 kg se, come si dice, col pieno. Se arrivate come me da una motosega col cavo, quindi una motosega elettrica, sappiate che questa pesa molto ma molto di più, quindi dovrete fare un po' d'abitudine. Ho deciso di comprarla e di prenderne una a scoppio perché come si dice, mi passava olio ogni volta che dovevo attaccare 2 prolunghe per arrivare fino in cortile. A utilizzarla chiaramente senza filo è molto più comoda. L'altro tallone d'Achille qual è? È la catena. Nelle varie recensioni che ho letto, nei feedback che ho trovato anche su Amazon e a parte su vari forum, parlano benissimo del motore ma parlano male della catena, dicono che la catena non è all'altezza della situazione. Questo è il mio pensiero, anche tra l'altro che la catena non è il massimo, ho deciso anch'io di cambiarla e di metterne una, tra l'altro, e comprare anche una barra più lunga, visto che se dovete fare dei lavoretti come me, come vedrete poi nel filmato, tagliare dei tronchi, serve sempre una barra più lunga. Niente, ora cosa facciamo? Vi faccio vedere il filmato di come si comporta la motosega e poi ci vediamo per il finale.
giunti al termine della recensione. Come avete visto, la motosega è molto potente. Sono riuscito a tagliare delle fette di ciliegio massiccio, come vedete vengono tagliate perfettamente. Mi sono dimenticato di dirvi cosa c'è contenuto nella scatola, oltre chiaramente alla motosega, alla barra e alla catena. Ci sono un paio di cuffie che mi si sono rotte la prima volta che le utilizzate, un paio di occhiali che funzionano abbastanza bene, un paio di guanti di cui sono molto contento perché li utilizzo ormai da 2 mesi e mezzo e funzionano benissimo, non si sono ancora rotti, e chiaramente un kit per la riparazione. All'interno troverete anche una lama per affilare la catena. Il mio prossimo video, se vi interessa, sarà sulla Dima, la Dima che ho utilizzato nel video. E niente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like se vi è piaciuto il video e buona serata.